stiamo correndo il più possibile perché abbiamo ereditato da qualche settimana fa un ritardo incredibile sul piano vaccinale, sulla messa in sicurezza delle scuole, sui rimborsi attesi da mesi da famiglie, imprese e commercianti. E quindi correre sul piano vaccinale, cominciando a produrre in Italia e comprando vaccini all'estero dove ci sono. Correre sui rimborsi, approvando già settimana prossima un decreto che in una botta sola dà quello che aveva dato il governo passato in 4-5 volte diverse, e stringere i denti a marzo, ringraziando la comunità medica e sanitaria. Io sono qua apposta al padiglione del Policlinico in Fiera Milano, perché stanno facendo i miracoli e mi dicono che comunque, e io gli credo, che marzo sarà l'ultimo mese in cui stringere i denti, perché poi da aprile, in corrispondenza della Pasqua, si rinasca, si ritorni alla vita, alla normalità, allo sport, alla cultura, al lavoro, alla scuola, all'università, alla socialità. Quindi il governo deve correre al massimo, la Regione Lombardia deve correre al massimo in questi ultimi giorni, e poi da aprile l'auspicio è che si torni a vivere. Io non sono qua a premiare un ospedale piuttosto che un altro, tutti gli ospedali lombardi, tutti i medici, gli infermieri lombardi stanno dando il massimo. Sono qua perché su questa struttura molti dei vostri colleghi nei mesi passati hanno ironizzato, qualche politico ha denunciato e ha deriso, e oggi ci lavorano 300 persone e ci sono ricoverate decine di persone, centinaia ne sono state salvate. Quindi aspetto ancora le scuse di qualcuno che diceva che l'ospedale in Fiera era una boiata, era uno spreco inutile, era una presa in giro per i lombardi, era uno spreco di denaro, tutti i soldi privati.